Quello era un posto tranquillo. Lui aveva solo 4 anni. Un giorno sparì all'improvviso. Aveva incontrato di male. Ottobre 1992. È domenica pomeriggio ed è un giorno di festa. Il giorno di San Francesco d'Assisi, il giorno più amato in Umbria, anche a Foligno e nelle sue campagne, dove si trova la frazione di Maceratola. È un piccolo paesino, una chiesa e poche altre abitazioni. Sulle colline proprio accanto a Foligno, dove abitano alcuni residenti fissi e poi gente che ha la seconda casa. Ma oggi, nelle campagne di Foligno, non sono tutti in festa. Qualcuno è preoccupato e via via che passano le ore, la preoccupazione si fa angoscia, paura, disperazione. È sempre così quando scompare una persona e diventa sempre peggio quando scompare un bambino. Un bambino come Simone Allegretti, 4 anni, il figlio del benzinaio di Maceratola. Simone Allegretti è il primogenito di una famiglia tutto sommato modesta. Vivono in questo piccolo paesino alla periferia di Foligno. Quindi conosce il territorio, è abituato, è libero, come spesso sono tutti i bambini che vivevano in campagna. Subito dopo pranzo Simone si mette a giocare sotto a un noce. Il bambino aveva mangiato con tutta la sua famiglia ed era andato a giocare fuori. E faceva un po' la spola tra l'albero di noci che si trova a poche decine di metri dall'abitazione e rientrava in casa, poi riusciva e giocava. Papà Franco è in salotto, mamma Luciana è in cucina. Dai vetri della casa il noce non si vede, ma si sente la voce di Simone che gioca tranquillo. All'improvviso la voce di Simone non arriva più. Mamma Luciana esce fuori di corsa a cercare il piccolo. La madre e la nonna soprattutto, perché il padre intanto aveva raggiunto le pompe di benzina, non lo vedono più, cominciano a cercarlo, ma Simone non c'è più, Simone non si trova. Dov'è finito Simone Allegretti, 4 anni, il figlio del benzinaio di Maceratola? Forse si è perso, la campagna è grande e lui è ancora troppo piccolo. Era andato qui vicino una noce, a raccogliere delle noci, poi non l'ho visto più, poi ho ritrovato la biciclettina, il sacchetto e poi niente. Poi abbiamo dato l'allarme a tutti. I genitori lo cercano freneticamente e in breve tutto il paese si unisce agli Allegretti. Gli uomini da una parte, le donne dall'altra e poi volontari, pompieri, carabinieri. Si pensava addirittura che fosse caduto nel fiume, perché la casa è adiacente a un tratto del fiume Topino. Chi scandaglia il fiume Topino, chi batte le campagne. E le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Ma Simone Allegretti non riesce a vederlo nessuno. I genitori temono il peggio. Una disgrazia, come la caduta in un pozzo o in una scarpata. Ma a poco si affaccia anche un'altra ipotesi. Si pensò subito che poteva essere stato un sequestro. Sono tempi brutti questi per i bambini. Prima Augusto De Megni, rapito a pochi chilometri da Foligno solo 2 anni prima. Poi Farouk Hassam, sequestrato in Sardegna nel gennaio dello stesso 1992. C'è un banco vuoto nella quinta classe della scuola elementare 20 giugno a Perugia. È quello di Augusto De Megni, 10 anni, che qui vediamo durante una gita scolastica, rapito ieri sera sotto gli occhi del padre, il finanziere Dino De Megni. Anche per i compagni di scuola, questa mattina è cominciata una lunga, angosciosa attesa. Augusto De Megni e Farouk Hassam, che verranno poi liberati, sono figli di due persone benestanti,
Ma che senso ha rapire Simone Allegretti, il figlio di un semplice benzinaio? La famiglia Allegretti non può certamente rispondere a una richiesta di riscatto, anche soltanto di decine di milioni, di poche decine di milioni. E chi può rapire un bambino in un paesino come Maceratola, dove si conoscono tutti? Sospetto è che sia stato vittima di un maniaco. Ma la domanda principale è: dove si trova adesso il piccolo Simone? Vuole rivolgere un appello. Chissà, anche qualcosa, gliel'ho detto, anche qualcosina che non, secondo loro non abbia valore, lo comunichi. Serve. Le ricerche continuano, mentre la speranza degli Allegretti è appesa al filo del telefono. I rapitori dovranno farsi vivi, prima o poi. E infatti, due giorni dopo la scomparsa del bambino, la svolta arriva proprio da un telefono pubblico. Il messaggio era stato scritto su un foglio a quadretti. Fu ritrovato in una cabina telefonica nei pressi della stazione, di fronte alla stazione. Ed era stato messo sul telefono e si era tenuto fermo dalla cornetta. Il testo in stampatello sembra scritto col normografo, in modo ordinato, preciso, ma il contenuto è atroce. Aiuto. Aiutatemi, per favore. Il 4 ottobre ho commesso un omicidio. Sono pentito ora, anche se non mi fermerò qui. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale, frazione di Foligno e Scopoli. È nudo e non ha l'orologio con cinturino nero e quadrante bianco. PS. Non cercate le impronte sul foglio. Non sono stupido fino a questo punto. Ho usato i guanti. Saluti al prossimo omicidio. Firmato. Il mostro. Che cos'è quel messaggio? È una sfida nei confronti degli inquirenti o è una richiesta di aiuto da parte del sequestratore per farsi individuare, perché evidentemente ha una realtà che lo spinge a cercare questo tipo di contatto? La sfida alla polizia era reale, lui voleva dimostrare di essere superiore. Nessuno può arrivare a tanto, ma non bisogna tralasciare nulla. Simone indossava davvero un piccolo orologio. Immediatamente le ricerche puntano al luogo indicato dal mostro. La zona si trova a pochi chilometri dalla casa di Simone Allegretti e c'è una discarica abusiva. Gli inquirenti iniziano a rovistare tra i rifiuti sperando di non trovarci niente. E a prima vista non c'è niente. Solo sacchi, ruggine e rottami. Poi però l'occhio cade su un mucchietto di vestiti. Vestiti da bambino, pantaloni beige, una camicina rossa e un paio di slip. Sono sistemati come a indicare che lì c'è qualcosa. Qualcosa di terribile. Accanto ai vestiti c'è un corpicino senza vite. È Simone Allegretti, il bimbo di Maceratola, scomparso da due giorni. In quella discarica ce l'ha portato il suo assassino. L'autore del biglietto, il mostro. Ma allora esiste davvero un mostro a Foligno? Un ladro di bambini che uccide senza pietà? E come ha scritto nel biglietto, davvero non riuscirà a fermarsi? Foligno, 4 ottobre 1992. Simone Allegretti, un bambino di 4 anni, scompare all'improvviso da casa sua. Partono le ricerche, ma Simone non si trova. Due giorni dopo arriva un biglietto che indica dove trovare il bambino. Il biglietto è firmato il mostro. E proprio nel punto indicato dal mostro, Simone Allegretti viene ritrovato. Morto, ammazzato. Foligno è incredula. Perché? E soprattutto, chi ha potuto compiere una simile atrocità? Santo Stefano a Maceratola, qui Simone era stato battezzato 4 anni fa. Il prossimo 22 febbraio avrebbe compiuto 5 anni. Nella piccola chiesa in stile barocco di questa frazione di Foligno,
si erano assiepate fino all'inverosimile 300, forse 400 persone. Altre 1500 gremivano il sagrato, la piazza e tutta una via. Attorno è Franco e Luciana Allegretti, la pietà e il conforto di chi Simone ha conosciuto e gli ha voluto bene. Mi commuovo tutte le volte che penso a questa creatura fragile, delicata, innocente, in mano, in balia di un mostro. È una città in attesa perché non riesce a capire quello che può essere successo. Vuol pensare che si tratti di una disgrazia. Una collettività abituata a non conoscere la criminalità, ma soprattutto a non conoscere fatti di cronaca particolarmente gravi. Dopo il ritrovamento e il dolore per Simone, a Foligno è psicosi. Foligno ha vissuto nel terrore più assoluto, nella consapevolezza che poteva tornare a colpire. Le case si blindano, i giardinetti si svuotano e il cancello dell'asilo di Simone viene chiuso con un catenaccio pesantissimo. Accompagnavamo nostro figlio a scuola, andavamo a prendere i bambini stessi, a forza di sentire le raccomandazioni dei genitori, degli insegnanti, a forza di sentire dei giornali, specialmente i più grandicelli, avevano il terrore appunto di uscire. Il mostro di Foligno è diventato un caso nazionale. Non è più soltanto un fatto che riguarda Foligno. La tranquilla città umbra viene invasa da elicotteri, specialisti, vigili del fuoco, carabinieri, agenti di ogni parte d'Italia. Venne un reparto speciale di poliziotti mandati dal Viminale che addirittura aveva occupato un intero albergo alla periferia di Perugia e lo utilizzava come sua base d'appoggio. Soprattutto arriva Achille Serra, il super poliziotto della Criminal Pol. Il cacciatore di mafiosi e criminali violenti ha un solo scopo: trovare e fermare il mostro di Foligno. Trovavamo una cittadina allo sgomento, era nel panico più totale. Non si riusciva a ricavare un ragno dal buco. Ci sarà qualcuno, qualcosa, che qualcuno abbia visto una cosa strana, una macchina ferma da qualche parte, qualcosa che magari pensano che non sia utile, che magari invece può essere la via per partire con l'indagine. L'impresa non è semplice. Per tracciare un primo identikit del mostro, gli esperti esaminano il biglietto ritrovato nella cabina telefonica davanti alla stazione di Foligno. Tra le centinaia di nomi di testimoni e potenziali indiziati, ce ne sono una dozzina che hanno una consistenza maggiore. Più che piste vere e proprie, nebulose di indizi che potrebbero però da un momento all'altro addensarsi in un profilo concreto. Probabilmente il soggetto lavorava nel campo, diciamo, del design, del disegno. Poi c'erano molti altri elementi che indicavano che la sua età era molto giovanile. Ma una cosa non lascia dubbi: la doppiezza del messaggio, che mandava inconsciamente una serie di elementi agli investigatori e che conteneva la stessa invocazione al fermatemi, ma minacciava cose sempre più gravi. Tra le proposte investigative si pensa anche a una soluzione tecnologica. Mettiamo una telecamera giorno e notte che riprende tutti coloro che si avvicinano alla tomba di Simone. Se è un maniaco, lui in qualche modo resta attaccato alla sua vittima. Tornerà dove è Simone, cioè l'assassino tornerà al cimitero. L'idea della telecamera viene presto abbandonata a favore di uno strumento che gli inquirenti sperano si riveli più efficace. Decidemmo di mettere un telefono, chiamiamolo verde, quindi gratuito, a quale la gente poteva rivolgersi. Un telefono che avrebbe potuto aprire un canale con colui che si firmava il mostro. E lui deve sapere che attraverso questo numero di telefono può parlare con me, può parlare con il magistrato, può parlare con il questore, con chiunque. E in qualunque momento, di giorno e di notte. Il telefono verde squilla fin da subito. Sono in tanti a chiamare.
è inevitabile che si ripeta quello che succede sempre in casi di questo genere, che valanghe di telefonate, le più diverse, arrivano a questo numero verde. Ma il mostro non chiama. Nel frattempo arriva il referto dell'autopsia. I risultati sono spaventosi. Sembra certo che la morte sia stata provocata da un colpo inferto alla gola. È evidente il fatto che un punteruolo, che può essere un cacciavite, è stato messo nella gola. Insomma. Il penoso compito del riconoscimento della salma è toccato ad una zia di Simone, Clelia Paci. A Franco e Luciana Allegretti è stato risparmiato questo ulteriore strazio. Un bambino ucciso in modo barbaro da un pazzo criminale. Sul corpicino ci sono anche piccole lesioni che per gli esperti hanno un chiaro e penosissimo significato. C'è una piccola traccia di violenza sessuale riscontrata sul corpo e riscontrata durante l'autopsia. L'autopsia fornisce un altro dato importante. Simone avrebbe mangiato col suo assassino. Il piccolo, insomma, si è fidato del mostro, forse perché lo conosceva già. Ma anche il mostro doveva conoscere il bambino e il suo ambiente. Esaminammo centinaia di casi, chi poteva avere denunzie per pedofilia, per omicidi, ma nessuno che desse in qualche modo un risvolto investigativo. Intanto la linea verde antimostro continua a squillare. Martedì 13 ottobre alle 14.37 arriva l'ennesima telefonata. Si fece vivo un individuo che cominciò a parlare con l'ispettore che era preposto alle telefonate, entrando con lui in confidenza e cominciando col sostenere che lui era l'assassino. Pronto? Sono Stefano. Sono io quello che cercate. Volevo darvi due informazioni. Ho 22 anni e una Peugeot bianca. Ah, sono molto vicino e ho già in mente qualcos'altro. Le telefonate furono più di una. Più di una. E noi verificavamo di volta in volta le cose che lui ci diceva. È la telefonata di mercoledì 14 ottobre a far saltare sulla sedia gli agenti. Pronto, sono Stefano. Dovresti controllare dietro l'orecchio sinistro di Simone. Lui dice: io, per rendermi conto che Simone Allegretti è morto per davvero, ho provato a vedere se reagiva ad una bruciatura con una cicca di una sigaretta. Gli agenti guardano le foto scattate a Simone dagli inquirenti. Dietro all'orecchio c'è davvero una abrasione tondeggiante, scura. Non solo. Stefano dice un'altra cosa. Ecco, io non volevo ucciderlo, Simone, ma lui urlava e quelli che urlano mi danno fastidio. Conosco bene la sua famiglia, i suoi amici. Potrei colpire quando voglio, ma tu mi devi fermare, capito? Secondo le intercettazioni, queste telefonate partono dalla periferia di Milano, zona Rodano. Che ci fa il mostro di Foligno a Rodano? Stefano dice che è il paese dove è nato. L'agente Domenico Ghetti cerca di strappargli un appuntamento. Il mio collaboratore dice subito: allora incontriamoci. Stefano accetta e fissa l'incontro in un bar di Rodano. Ma alla fine non si presenta. Per gli inquirenti è un buco nell'acqua. Il giorno dopo però il telefono squilla di nuovo. È mezzogiorno passato di sabato 17 ottobre. Alla centrale operativa antimostro arriva l'ennesima telefonata. È Stefano. Lui disse: ho visto che ti sei portato dietro la polizia, adesso non ricordo naturalmente le parole, e quindi non mi sono fatto vivo. E il mio fece l'arrabbiato: allora non c'hai fiducia, e si arrivò a un secondo appuntamento. Ma questa volta la chiamata non arriva da un telefono a gettoni. Emerge che la telefonata proveniva dal telefono di un immobiliare. Un'agenzia immobiliare di Melzo, vicino a Milano. La polizia ci va subito. Lì lavora un ragazzo di 22 anni, a detta di tutti un po' strano. Si chiama Stefano, Stefano Spilotros.
Alle 9 di sera di sabato 17 ottobre, Stefano Spilotros è nelle mani degli inquirenti. L'assassino di Simone Allegretti ha dunque un nome, lo vediamo in queste immagini, questo giovane di 22 anni si chiama Stefano. È stato fermato dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia, guidati dal questore Achille Serra. Lui non fece la minima resistenza, una persona apparentemente per bene. Prima negò di essere lui l'autore delle telefonate. Poi, una volta in ufficio, disse sì, sono io, e cominciò a dire quei particolari veramente rilevanti. Stefano racconta che il giorno dell'omicidio è a Foligno per incontrare un amico del servizio militare. Ma l'incontro va a vuoto e Stefano inizia a gironzolare. Fuori città incrocia Simone, lo fa salire in macchina e poi si ferma con lui in una strada di campagna. Lo costringe a spogliarsi, ma il bambino si spaventa e inizia a piangere. Stefano gli mette una mano sulla bocca. Il bambino perde i sensi. Per vedere una reazione, gli brucia una sigaretta dietro l'orecchio. Simone non si muove, è morto. Stefano perde il controllo, abbandona il bambino in un bosco e torna a Milano. Chiamai il magistrato, arrivò intorno alle 5-6 di mattina. E lo interrogò. A Perugia è stato mandato per una comparazione calligrafica un biglietto trovato nell'ufficio dove il giovane lavorava, simile a quello trovato in una cabina telefonica il 6 ottobre. Oggi Spilotros dovrebbe essere trasferito a Foligno per una serie di sopralluoghi e per altri interrogatori da parte dei magistrati della Procura di Perugia. Stefano Spilotros risponde calmo alle domande del magistrato. Non tradisce alcuna emozione. Lui ribadì tutto quello che aveva detto durante la notte, e allora il magistrato ha emesso l'ordine di cattura. Freddo, glaciale, indifferente. Stefano Spilotros è un ragazzo introverso, problematico. Viene da una famiglia difficile. Non riesce a tenersi un lavoro. A Rodano è conosciuto come grande contaballe. Immaginati essere un campione di box, grande donnaiolo. Per questo, quando la notizia del mostro arriva in paese, qualcuno alza le spalle. Ma che mostro? È l'ennesima sparata di Spilotros. Foligno non credeva nessuno a questo fatto. Com'è possibile? Perché Stefano Spilotros si sarebbe dovuto inventare tutto? Rileggendo le dichiarazioni di Spilotros, qualcosa non torna. Il ragazzo sbaglia più volte. Dice immediatamente che è stato a Foligno il sabato 3 ottobre. Cioè, addirittura sbaglia il giorno. Con carta e penna alla mano non aveva saputo descrivere esattamente i luoghi in cui egli aveva sequestrato Simone. Le ammissioni di Stefano Spilotros sarebbero infatti molto lacunose. Anche perché numerose testimonianze di persone che affermano di aver visto Stefano Spilotros a Rodano escluderebbero di conseguenza la sua presenza in Umbria. La sorella dice: ma che cosa ti sei inventato? Questo è troppo, perché lo hai fatto? Ti ricordi, abbiamo mangiato tutti insieme, poi tu sei andato in discoteca. No, Stefano nasconde qualcosa. Il ragazzo viene messo sotto torchio. Conferma ancora tutto quello che ha detto, insiste che è stato lui. Poi però comincia a vacillare. Giovedì 22 ottobre alle 12:15 in una cabina telefonica del piccolo aeroporto di Foligno viene trovato qualcosa di strano. Un messaggio, un altro. Aiuto, non riesco a fermarmi, io sono ancora libero. Avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio. Non avete la mia voce registrata perché non ho effettuato nessuna telefonata. Vi consiglio di sbrigarvi, evitando altre figuracce. Usate il cervello, se ne avete uno ancora buono. Ho deciso di colpire di nuovo la prossima settimana. Firmato, il mostro. Nel carcere di Perugia, messo davanti all'evidenza, Stefano crolla e ammette di essersi inventato tutto.
un gesto estremo per attirare l'attenzione della fidanzata che l'aveva appena lasciato. Sono dispiaciuto per il trambusto che ho creato, diciamo, ero confuso, adesso sto molto meglio. Chiedo scusa a tutti, in particolare alla famiglia Allegretti, alla quale ho creato un ulteriore dolore. Quando poi Spilotros si rivelò una bufala, fummo massacrati dalla stampa. Massacrati. Dopo la liberazione di Stefano Spilotros, il servizio centrale operativo, guidato da Achille Serra, viene richiamato a Roma per seguire altri casi. A Foligno, intanto, torna la paura. L'8 aprile del 1993, 6 mesi dopo l'omicidio di Simone Allegretti, succede un fatto inquietante. Una mattina, quando la madre di Simone entra dentro al cimitero, alza lo sguardo verso la tomba del figlio e vede che la fotografia era sparita. Il mostro di Foligno era tornato sul luogo del delitto, come aveva intuito il poliziotto, ma la telecamera non c'era. Le immagini del mostro che andava alla tomba della sua vittima non c'erano e quindi le indagini restano sostanzialmente a zero. Ma se le indagini restano ferme, il mostro di Foligno sembra uscito dal sonno. Casale, frazione di Foligno, sabato 7 agosto 1993. Sono le 10 del mattino e Lorenzo Paolucci, 13 anni, non ha più voglia di fare i compiti. Lorenzo dice al nonno che uscirà a fare un giretto in bicicletta prima di pranzo. Io stavo al lavoro con mia moglie e Lorenzo era rimasto su a Casale con l'altro mio figlio, col fratello, insomma, e coi nonni. Il nonno è tranquillo, Lorenzo è ubbidiente e rispetta sempre gli orari. A mezzogiorno però non è ancora arrivato. I nonni cominciano a preoccuparsi. Dopo un'ora la preoccupazione diventa allarme. E allora abbiamo cominciato a pensare, o è andato a finire dentro al laghetto, oppure sta fuori col cane, visto che aveva un pastore tedesco. Polizia e carabinieri iniziano subito le ricerche, aiutati dalla gente del posto. Tutto il paese si mette alla ricerca di Lorenzo. Sono state fermate tantissime macchine, quelle di Casale praticamente tutti. La bici di Lorenzo è parcheggiata nella piazzetta di Casale, ma del ragazzino non c'è traccia. Le ricerche proseguono in ogni direzione, fino in cima al paese, dove le case finiscono e inizia il bosco. Per tutti è come piombare nell'incubo di 10 mesi prima, con la sparizione del piccolo Simone Allegretti. Brutte le analogie finora. 2 bambini, residenti a pochi metri l'uno dall'altro, inghiottiti dal buio alla luce del sole. Ma non è necessario andare oltre. Il nonno di Lorenzo ha già visto tutto. Ma il mio socio, eccolo, sta lì, vado a vedere, dico, ma che... non riuscivo a capire che roba era, insomma, ecco, era talmente massacrato che non si capiva che cos'era. Lorenzo è lì, nel bosco, a ridosso di una scarpata, irriconoscibile. Mio figlio così, io non ricordo più niente, ricordo solo di aver visto mio figlio e poi non ricordo più niente, ricordo solo, ecco, visto mio figlio e ho cercato subito di andare verso mia moglie e basta, poi non mi ricordo più niente. Agosto 1993, a 10 mesi dall'omicidio di Simone Allegretti, il mostro di Foligno ha colpito ancora. Il 13enne Lorenzo Paolucci viene trovato morto in una scarpata vicino casa. Foligno deve rinnovare un dolore immenso. E adesso le forze dell'ordine sanno di dover agire in fretta. Il mostro non può essere troppo lontano. Le indagini partono immediatamente e cominciano dalla scena del ritrovamento. Le tracce si trovano sulla scena del delitto.
Una distesa omogenea, ma attraversata da una specie di solco. Dalla finestra della casa si vedono delle macchie di sangue che si trovano anche sull'erba sottostante. Ma su quella scia c'è ancora qualcosa, un piccolo orologio, come quello che indossava Lorenzo. La casa appartiene a un medico di Foligno molto stimato, il dottor Ermanno Chiatti. È la casa delle vacanze estive. Il dottore e la moglie sono appena arrivati da Foligno. La coppia però ha un figlio, Luigi Chiatti, 25 anni, geometra. Luigi ama molto la tranquillità di casale e a differenza dei genitori ci ha passato tutta la settimana. Anche lui è uscito a cercare Lorenzo. Si mette a cercare Lorenzo insieme agli altri giovani del paese e alle altre persone del paese. Fuori di casa è parcheggiata la sua auto, una Y10. Gli inquirenti danno un'occhiata all'abitazione e vedono che il pavimento del salone è stato lavato di recente, male e in fretta. Il gesto di chi vuol cancellare qualcosa, sangue ad esempio, e visto che i signori Chiatti sono appena arrivati da Foligno, solo una persona può aver pulito tutto tanto alla svelta. Il figlio, Luigi Chiatti. Forse questa storia sta arrivando alla fine. Forse il figlio del dottore, il geometra tranquillo e altruista, è il mostro di Foligno. Contro di lui una montagna di indizi. Ci sono le macchie di sangue, c'è le tracce di sangue lasciate per far uscire il cadavere. La necessità di trasportare questo cadavere del ragazzo dalla casa a fuori della casa. I tentativi di pulire le macchie di sangue, cioè a quel punto l'assassino era inchiodato dalla scena del delitto. Luigi Chiatti viene subito fermato, ma nega tutto. Nell'interrogatorio dice che l'hanno incastrato, che è vittima di un equivoco, che forse uno sconosciuto si è introdotto a casa sua e ha commesso l'omicidio. Io sono un ragazzo bravo, sono un ragazzo del bene, io sono un boy scout. E continuavo a dire, io sono un boy scout. Luigi Chiatti non ha proprio la faccia dell'orco, tratti gentili, modi pacati. Nessuno vuole sbagliare per la seconda volta, creare un nuovo mostro. È il caso di andare fino in fondo, di capire chi sia veramente Luigi Chiatti. Luigi Chiatti non si chiama Luigi, e nemmeno Chiatti. Nasce a Narni il 27 maggio del 1968. Viene registrato all'anagrafe come Antonio Rossi, perché la madre si chiama Marta Rossi. La madre dice che lei non ha le risorse, la possibilità di crescere questo figlio e di tenersi questo figlio con sé. E viene immediatamente messo in un orfanotrofio. Ogni tanto la donna va a trovarlo, ma nel 1972, quando il bambino ha solo 4 anni, gli incontri si interrompono. Finché a un certo momento firma la carta per darlo in adozione. Il piccolo inizia a comportarsi in modo strano, si isola, è aggressivo verso tutte le donne che incontra. Nel 1974 però al brefotrofio di Narni si presentano i signori Chiatti che decidono di adottare quel bambino difficile. Da quel momento Antonio Rossi cambia nome e diventa Luigi Chiatti. Per Luigi, che adesso ha 6 anni, dovrebbe essere l'inizio di una nuova vita, e invece lo è solo in parte. Lui riconosce che i genitori adottivi cercano di fare tanto per lui, ma lui li considera degli estranei. E si trova di fronte a un padre che non gli parla mai, non c'è mai. La madre fa del tutto invece per coccolarlo, per accudirlo. Intanto l'aggressività del bambino si trasforma in timidezza e tendenza all'isolamento. Diventa un ragazzo sempre
ordinato, però incapace di avere relazioni con altri. Comportamenti limite che spingono la madre a mandare Luigi dalla psicologa. La dottoressa diagnostica una personalità instabile, borderline. Vi era la certezza che i genitori sapessero di questi disturbi della personalità. Luigi Chiatti è incapace di avere degli amici, solo coi bambini riesce ad essere se stesso. Ha bisogno della compagnia dei bambini sostanzialmente perché gli dimostrino affetto e che gli vogliano bene. Vuole essere lui il più grande e la guida di questi ragazzi. Luigi Chiatti, insomma, è un ragazzo con dei problemi. Ma è anche un mostro? Il mostro di Foligno? Mentre gli inquirenti aspettano un cedimento, arriva una segnalazione. A Sassovivo, un paesino a pochi chilometri da Casale, vengono ritrovati due sacchi sospetti. Dentro ci sono abiti insanguinati. E fra le tante cose anche la fotografia di Simone. Che l'assassino era andato a rubare al cimitero dove c'era la tomba di Simone Allegretti. Chi ha fatto la segnalazione dice di conoscere l'uomo che li ha portati fin lì. L'ha visto di persona buttare nei cassonetti di Sassovivo quei due sacchi, dopo esserci arrivato con l'auto, una Y10. Anche Luigi Chiatti ha una Y10 parcheggiata fuori dalla casa di campagna. Il testimone ha visto proprio lui buttare quei due sacchi a Sassovivo. Luigi Chiatti adesso non può più negare, i fatti lo inchiodano. E a poche ore dal fermo, Luigi Chiatti non nega più. Con disarmante lucidità confessa tutto. Prima l'omicidio di Lorenzo Paolucci. E poi quello del piccolo Simone Allegretti. Il 9 agosto del 1993 il mostro di Foligno è in trappola. È Luigi Chiatti. E quelle terribili cose che ha appena detto al magistrato dovrà ripeterle in un'aula di tribunale. Il 4 ottobre, tra l'altro era una domenica, io mi trovavo a casa da solo. A quel punto è venuta in mente l'idea che avevo già maturato da 2-3 mesi prima, di prendere un bambino da tenere nell'attesa che preparassi l'idea principale, che era quella di programmare poi una fuga che doveva essere una fuga da tutti i miei problemi e una vita nuova da ricominciare da capo. Lui stava preparando tutto l'occorrente per questa fuga e aveva comperato un'infinità di abbigliamento per bambini da 0 a 3 anni, di prodotti per l'igiene, di alimenti a lunga conservazione. Aveva trovato un luogo dove avrebbe potuto portare questi bambini, in un posto molto isolato. Quello che Chiatti racconta rispondendo alle domande del pubblico ministero è agghiacciante. Memorie d'orrore, particolari spaventosi, come il delitto del piccolo Simone Allegretti. È uscito di casa il 4 ottobre del 92. Sì, quindi sono uscito, preso la macchina e ho girato un po' intorno Foligno, fuori della città. In città certamente era più difficile trovare un bambino solo, quindi io andavo un po' nei dintorni, fino a trovarmi su una via sterrata. Mi sono accorto che vi era vicino a un albero in fondo un bambino. Simone stava lì e mi osservava, ci aveva sulla mano destra il sacchetto con le noci, quindi io stavo sempre accanto alla macchina, gli ho detto di avvicinarsi. Si è cominciato ad avvicinare da solo, tranquillamente. A un certo punto gli ho detto di sedersi sul posto di guida e lui l'ha fatto tranquillamente da solo. E sono arrivato a casa, siamo entrati in camera, a quel punto gli dissi di spogliarsi, lui l'ha fatto da solo, tra l'altro. Poi l'ho fatto sedere sul letto e aveva ancora le mutandine, io gli ho detto perché non le togli. E lui se le ha fatte togliere tranquillamente.
cioè nella realizzazione del gesto c'era da una parte dimostrare a lui che io non gli volevo fare del male, dall'altra c'era anche in un certo senso il desiderio di soddisfare un qualcosa di sessuale, cioè avere un contatto anche fisico con Simone. E a quel punto Simone si mette a piangere e dice: voglio la mamma. Soffrivo a vederlo piangere. In quel momento è scattato un impulso, quello di farlo smettere, e sono andato, senza neanche quasi rendermi conto, non sulla bocca, ecco, ma sul collo, stringendo forte, necessario per farlo smettere immediatamente di piangere. In quel momento però ho causato automaticamente ancora più dolore in Simone, perché certamente Simone faceva fatica anche a respirare. Mi ricordo che mi guardava, e quindi a un certo punto ho stretto al collo, mettendoci molta forza, fino a che non è morto. Decide di portare a termine il suo delitto in un luogo più indisturbato come Casale. E Simone Allegretti viene messo in un sacco, tranne l'orologio che se lo tiene. Arriva un dirupo e decide di buttare lì il bambino. Sul ciglio della scarpata il colpo di grazia. Estrae un coltellino e con il coltello gli infligge 6 fori all'altezza della gola. Infine una spinta giù, tra i rottami e l'erba. 10 mesi dopo, Luigi Chiatti torna a colpire. Conosce già Lorenzo Paolucci. Lo conosce nell'estate del 1992, a Casale, dove il ragazzino viene in vacanza dai nonni. Lorenzo, la primissima volta, l'avevo conosciuto un anno precedente. A Casale non ci sono bar, c'è solo una parrocchia, una chiesa, e i ragazzini dai 5 e ai 30 anni, i ragazzi, se tu li trovavano lì tutti, ecco perché si conoscevano tra loro. Allora, torniamo a quel sabato, 7 agosto. Quel sabato mi sono alzato come facevo di solito tutte le altre mattine, cioè presto, e ho visto Lorenzo che si è affacciato lì. Aveva detto a mio figlio, appunto, la sera prima, che lo aspettava a casa, che gli avrebbe dato lezione di computer. Ero contentissimo perché mi fosse venuto a trovare. Luigi propone di giocare a carte e Lorenzo accetta. Già dalla prima mano lo osservavo, non riuscivo nemmeno a toccarlo nel senso normale, cioè così. E sempre questa tensione cresceva. Ma io vedevo che anche Lorenzo era teso. A un certo punto è scoppiata come una scintilla, ho sentito la necessità di girarmi sulla destra cercando il primo oggetto, non un oggetto particolare, un primo oggetto che trovassi. E niente, è stato un attimo, io appena mi sono quindi rivoltato velocemente, proprio è stato un attimo, ho messo la mano nella bocca di Lorenzo, con la destra tenevo lo strumento. Sempre tutto in un attimo, in un fatto millesimale, la mano destra ha sferrato il colpo. Dove? Nel collo. Al collo? Questo che faccio adesso. Sì, questo. Lo riconosco. E a quel punto Lorenzo ha pronunciato una frase, aveva detto: Luigi, perché mi vuoi uccidere? Lui ha provato, gli ha detto anche: ma perché mi vuoi uccidere? Che ti ho fatto io? Perché mi vuoi uccidere? In quel momento è come se io mi sono lasciato riandare all'azione, e l'impulso è stato quello di prenderlo con le mani intorno al collo, insomma, di stringere. E mi ricordo che l'ho fatto con tanta rabbia. A quel punto ho preso un altro strumento a punta e appena tornato ho colpito Lorenzo un'altra volta al collo. Che cosa è successo quando ha colpito?
Lorenzo è l'unica volta che è morto. Lorenzo è morto. Era tutto sporco di sangue, no? Tutto imbrattato di sangue di mio figlio dentro quella stanza. Lorenzo è più grande di Simone, quindi oppone una fiera reazione. Ecco perché il delitto Polucci è un delitto molto cruento. È un piccolo massacro. Inaspettatamente i genitori di Chiatti telefonano a casa e preannunciano che sarebbero saliti la frazione vista 7-8 chilometri da Foligno. Luigi cerca di pulire in fretta le tracce del delitto, poi si libera dei vestiti sporchi gettandoli nei cassonetti di Sassovivo e si mischia al resto del paese alla ricerca del ragazzino scomparso. Il dibattimento si accende sul tema dell'infermità mentale invocata dagli avvocati della difesa di Luigi Chiatti. Chiatti è capace o incapace? Riconoscere a Luigi Chiatti la diminuente della semi-infermità, applicare il minimo della pena anche in ordine all'aumento per la continuazione. La perizia psichiatrica dichiara che Luigi Chiatti è affetto da pedofilia con sadismo sessuale, un disturbo della personalità che non limita la capacità di intendere e di volere. Chiatti, insomma, ha ucciso lucidamente, seguendo una logica aberrante eppure consapevole. Luigi, aspetta un momento! È la vittima che lo dice, non mi fate sfuggire questa esclamazione. Aspetta! L'agonia è stata lenta, lentissima. Ha visto il movimento degli occhi. Ha visto la morte e quindi anche l'anima di queste creature tentare di uscire. Ma che fai? Aspetta un momento. Noi aspettiamo una sentenza esemplare come le richieste del pubblico ministero. Grazie. Vogliate dichiarare Luigi Chiatti colpevole di tutti i reati ascritti e irrogare a Luigi Chiatti per questi capi la pena dell'ergastolo. Nessuno per questo. Sentenza che io mi aspettavo era quella appunto di riconoscere che Luigi Chiatti come persona e come lui stesso ha dichiarato è una persona pericolosa per gli altri e per se stesso. Il 28 dicembre del 1994 viene letta la sentenza. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Perugia dichiara Chiatti Luigi colpevole dei reati di omicidio, sequestro, occultamento di cadavere in danno di Simone Allegretti, condanna Chiatti Luigi alla pena dell'ergastolo. Dichiara Chiatti Luigi colpevole dei delitti di omicidio e occultamento di cadavere in danno di Lorenzo Paolucci. Condanna Chiatti Luigi alla pena dell'ergastolo. L'udienza è tolta. Chiatti non è presente in tribunale quando il giudice legge il verdetto. In aula non c'è nessun commento, tutti si ritirano in silenzio. Molto rumore invece accompagna la sentenza d'appello dell'11 aprile 1996. Nel processo di secondo grado Luigi Chiatti viene sottoposto a una nuova perizia che dà dei risultati clamorosi. In maniera del tutto inaspettata, i periti di secondo grado ritennero di dover concludere per la semi-infermità mentale. La Corte di Assise d'Appello di Perugia riduce la pena inflitta a Chiatti per tutti i reati ora di continuazione ad anno 30 di pensione. Non posso nascondere una certa delusione in secondo grado, così come non l'ha nascosta la Procura Generale. La reazione è fortissima, tra nuove proteste e ferite che si riaprono. Ma anche la Cassazione rende definitiva la condanna, confermando i 30 anni. Resta sempre il fatto che una persona dei 20 anni che riesce a fare una cosa del genere, può averla premeditata, resta sempre il fatto che dentro c'è qualcosa, c'è una sofferenza enorme. In carcere Luigi Chiatti è un detenuto modello. Luigi Chiatti sta concludendo il suo periodo di detenzione dando all'esterno un'immagine
impeccabile, l'immagine del bravo ragazzo. Scrive una lettera ai genitori di Simone e di Lorenzo. Una lettera. Abbiamo motivo di ritenere che questa sua richiesta di perdono non abbia alcun valore. Gesù Cristo a noi ci ha insegnato di rispettare gli altri, no? di perdonare. Io infatti Luigi Chiatti lo perdono, non solo, prego per lui. Luigi Chiatti sarebbe dovuto uscire di prigione nel 2023, ma nell'ottobre del 2006, grazie all'indulto, ha ottenuto uno sconto di 3 anni. E con i benefici della legge Gozzini, Chiatti potrebbe uscire ancora prima, nel 2014. Chiunque vorrà lasciare Luigi Chiatti fuori da dove sta adesso, se ne deve assumere le responsabilità, perché Luigi l'ha detto chiaramente: se mi tagliate fuori io dovrò, perché lo farò, rifarò quello che ho fatto, e i colpevoli sarete sempre voi. La colpa sarà la vostra.